Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova Top Ten Orange. Quali sono le migliori saghe cinematografiche secondo me? Scopriamolo insieme. Fantascienza, fantasy, action, thriller, ce n'è per tutti i gusti e quindi non è facile fare una classifica così complessa e così ricca di trilogie, pentalogie, antologie, saghe che quasi potrebbero essere considerate serie TV, una in particolare che vedremo in questa top, quindi non è semplicissimo. Numero 10. La scelta delle posizioni è stata un po' influenzata dal semplice fatto che alcune saghe al loro interno hanno dei film meno riusciti. Vi faccio un esempio con Pirati dei Caraibi che non vedremo in questa classifica. La trilogia originale mi piace tantissimo, i secondi due film decisamente di meno. E hanno abbassato secondo me talmente tanto il livello qualitativo della saga in generale che ho deciso di non inserirla, seppur i primi tre film mi piacciono particolarmente. E direi di partire subito citando forse una delle saghe cult di questa classifica, vale a dire Ritorno al Futuro. Ricca e irriverente è una saga che mi ha appassionato perché in un certo senso è anche un po' cinema d'avventura, però il fatto di passare dal presente al passato al futuro, andare nel selvaggio far west e quant'altro sono delle chicchette che aiutano la visione del film e lo rendono incredibilmente vario, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni. Senza contare poi gli effetti visivi e tantissime curiosità come il fatto che alcune previsioni per il futuro previste da Ritorno al Futuro si siano in un certo senso avverate. Fece addirittura una classifica vecchissima, fra l'altro è una delle mie primissime top 10, se la volete vedere ve la lascio nelle schede, però insomma è molto vecchia quindi la qualità è molto più bassa. Numero 9. Non posso non citare per questa classifica la saga degli Spider-Man di Sam Raimi che adoro. Sappiamo tutti che i primi due capitoli sono sicuramente tre spanne sopra rispetto al terzo, però sapete anche che dal mio punto di vista il terzo capitolo non è granché ma non è neanche un cesso a pedali. La saga di Sam Raimi è stata una delle prime ad alzare il tiro per quanto riguarda il cinecomic. Prima di esso c'era sicuramente Batman, ma da qui in poi si è andato sempre di più ad alzare gli standard qualitativi del cinecomic. Batman, Marvel Cinematic Universe sono derivanti anche da lui in un certo senso. Per quanto siano diversi ovviamente, però Spider-Man è uno dei capisaldi del genere, perché ha fatto un pochino la storia. Molti anni dopo la prima visione ho poi visto Darkman e mi sono reso conto di quanto Sam Raimi lo abbia poi omaggiato all'interno dello stesso Spider-Man. Questa cosa la trovo fantastica. Fra l'altro Darkman è un altro ottimo film di Raimi se volete vederlo, oltre alla casa e a tantissimi altri, però visto che stiamo parlando di supereroi, Darkman ve lo consiglio in questo contesto. Numero 8. Ah ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un like al video e condividerlo, commentate, ma questo lo sapete senza che ve lo dico, e soprattutto se non siete iscritti, iscrivetevi! Una delle saghe più amate di sempre è sicuramente quella che vediamo in ottava posizione. Magica è la parola per descriverla. Harry Potter, o meglio The Wizarding World, perché in un certo senso dobbiamo comprendere anche animali fantastici. Considerando anche animali fantastici è in un certo senso una saga incompleta e che perde qualche punto proprio grazie agli ultimi due film. Dal cattivo fino ad alcune scelte non l'ho trovato così eccezionale, anche se esteticamente è molto interessante. Ho adorato i primi film degli Harry Potter, ho apprezzato anche gli ultimi sempre di Harry Potter, nonostante oggettivamente cercando di staccarmi un pochino riesco a notarne dei difetti. Secondo me ha dei difetti soprattutto legati al fatto di non raccontare alcune vicissitudini. Ho fatto sempre l'esempio della storia del principe tra il sesto e il settimo capitolo, poteva essere approfondita al meglio. La scelta di raccontare in pochissimi secondi Neville che uccide il serpente, o per esempio lo scontro finale tra Harry e Voldemort che nel libro si svolge in realtà nella sala grande invece lì all'aperto e sono da soli e non c'è nessuno a festeggiare con lui. Alcune scelte che gli hanno tolto un qualcosina, come appunto questa dello scontro, un pochino di epicità finale. Però in generale è una signor saga e io l'ho adorata e l'adoro tuttora. Numero 7. E citiamo anche una saga completamente animata, una delle più amate in assoluto. Su questo non penso di avere tanti dubbi e sto parlando di Toy Story. Penso che la Pixar abbia realizzato un piccolo gioiello.
a capitoli. I primi due film hanno fatto capire al mondo intero che il 3D aveva tanto potenziale. I secondi due hanno dimostrato che la Pixar è fatta di un'altra pasta e che si possono raccontare storie incredibilmente mature anche attraverso un cartone animato. Quel tocco che gli ha dato la Pixar con quell'estetica e quella qualità nel rendering, nella resa fotorealistica, è un qualcosa di veramente importante e incredibile. Numero 6. Questa saga va citata soprattutto per la quantità di film al suo interno. Per esempio c'è da considerare la saga di James Bond, non perché in quel caso forse si potrebbe fare un'eccezione perché ogni saga inizia e termina con lo stesso James Bond, quindi ad esempio la saga di Daniel Craig comprende i suoi 4 film più quello che deve arrivare, il quinto, e così via. Però se volessimo considerare tutti insieme sono decisamente di più. La saga in questione è quella del Marvel Cinematic Universe. Questa saga ha dalla sua il fatto di avere una quantità industriale di film in primis e in secondo luogo il fatto che molto spesso sono film molto diversi fra loro. Per quanto siano tutti cinecomic e prettamente action, c'è quello che ci mette un pochino più di giallo, quello che va più nella Seconda Guerra Mondiale, quello fantascientifico, quello fantasy. È incredibilmente vario. Parte dal cinecomic e dall'action, però poi ci sono dei sapori derivanti da altri generi e questo è molto molto apprezzabile. Chiaramente il più grande difetto di questo Marvel Cinematic Universe è che è praticamente impossibile che a tutti piacciono tutti i film. Compreso il sottoscritto, ce ne sono 3-4 che preferirei evitare di rivedere, però in generale è una saga veramente importante e che continuerà per chissà quanto ancora. Numero 5. E partiamo adesso con i pezzi forti perché iniziamo con Matrix, che in un certo senso è una saga incompleta visto che stanno girando il quarto capitolo, quindi sono molto curioso perché le Wachowski hanno atteso parecchio per fare questo quarto capitolo, forse perché hanno aspettato di avere l'idea giusta o insomma avere una bella sceneggiatura in mano, e mi piacerebbe veramente vedere cosa può saltare fuori a distanza di anni, perché comunque Matrix è figlio dei suoi tempi, all'epoca c'erano ancora alcune limitazioni che non ci sono più oggi, alcune cose sono state proprio inventate nel corso delle riprese di quel film, quindi è stato sicuramente importante a livello storico, ma ha avuto anche delle limitazioni, non a caso ad esempio il personaggio in 3D dell'agente Smith, se lo rivedi oggi lo vedi che è fatto male, ma non è che era fatto male, era proprio impossibile fare di meglio all'epoca. Va preso per quello che è ed è una signor trilogia. Il primo capitolo è il re dei tre, però anche i secondi due capitoli secondo me sono molto apprezzabili. Numero 4. Una delle saghe più aggiornate di recente, ma che ha una storia a livello cinematografico piuttosto datata, è sicuramente quella di Star Wars. Quarta posizione, medaglia di legno per questa signor saga, che ho messo così in basso in un certo senso anche e soprattutto per alcune scelte come l'ultima trilogia. Nell'unboxing che ho fatto recentemente di Star Wars ho parlato di questi tre film come non di brutti film e secondo me non sono pessimi, anzi riprendono per certi versi diverse dinamiche che si creano nella trilogia originale, come a voler creare una nuova saga da cui partire. Chissà se sarà così, non lo sapremo mai, forse lo sapremo molto presto. Chiaro che si fonda su una trilogia originale pazzesca e su tre prequel che secondo me avevano dalla loro delle buone intuizioni e delle grandi idee. Una saga anch'essa mastodontica perché ha serie TV, cartoni animati e chissà quant'altra roba che adesso mi sfugge o che non ho mai sentito io. Sì, mi piace la saga cinematografica, però poi è difficile stare appresso a questa quantità industriale di roba che c'è dietro questo mondo così ampio e vasto. Numero 3. A malincuore gli ho dato soltanto la terza posizione, ragazzi, per soprattutto la seconda trilogia che hanno fatto, la saga del Signore degli Anelli, o meglio la saga della Terra di Mezzo, per comprendere sia la trilogia del Signore degli Anelli sia quella dell'Hobbit. Feci una volta un video anche sulle saghe meglio recensite e proprio il fatto delle recensioni sui film di Hobbit abbassarono a tal punto il Signore degli Anelli che poteva addirittura prendersi la prima posizione. Adesso non mi ricordo in che posizione stava a livello di recensioni, però senza l'Hobbit mi sembra che addirittura sarebbe stato primo. Mi sembra di sì. Ho il cofanetto con la saga ampliata sulle 4 ore a film, più o meno,
può essere di più, può essere di meno, ed è una saga incredibilmente mastodontica e raccontata in modo ineccepibile, senza cali di ritmo, senza perdite di tempo, ma tutto viene raccontato il più minuziosamente possibile anche nei contenuti extra. E poi c'è Lo Hobbit, che abbassa decisamente la media. Senza Lo Hobbit forse l'avrei alzato in seconda posizione, in prima non lo so. Numero 2. Seconda posizione e medaglia d'argento per la trilogia di Batman di Nolan. Questa trilogia, rispetto alla saga molto più ampia del Signore degli Anelli, non ha grossi difetti. È chiaro che il terzo film difetta soprattutto del fatto che manchi Joker, e penso che ci siano alcuni passaggi che fanno intravedere proprio la mancanza di un character come quello. Però Nolan è stato molto bravo a spostare il tutto dal punto di vista psicologico che c'era nel primo e nel secondo a un approccio molto più fisico, visto che Bane effettivamente rappresenta una prova fisica. Questa saga è indubbio che funzioni dal primo al terzo capitolo, ma è al centro che si raggiunge l'apice, con un Joker, una trama, dei personaggi veramente fantastici. Numero 1. Per la prima posizione abbiamo la saga più importante di tutte, raccolta in 3 film, 2 che sono dei capolavori e il terzo che è semplicemente un film normale, che da molti è ritenuto addirittura pessimo, orribile, orripilante, però secondo me è semplicemente non un capolavoro come lo sono i primi due, è un film normale. Stiamo parlando della trilogia del Padrino. Mi raccomando, commentate, lasciate un like e condividete il video. Noi ci vediamo alla prossima Top Ten Orange. YouTube.